Memorie e tradizioni è un programma realizzato da Teleunica, Pro Valtellina, distretto culturale della Valtellina, provincia di Sondrio, settore agricoltura. A mio ricordo c'erano due o tre negozianti della zona che passavano col carro nelle stalle a prendere i maialini per rivenderli in tutta la Valtellina, pratica. La Valtellina, Valcamonica, dappertutto, in tutta la zona praticamente. Poi c'è un aneddoto che si dice che quando Cristoforo Colombo era arrivato in America ha trovato un grusino che era là a vendere i maialini. No? Rendeva se trovavi di vendere i maialini, pratica. Appunto, per la vendita dei maialini era per pagare la farina. Per compensare la spesa, no? E poi passava anche il veterinario a controllare la bestia prima di poterla confezionare. Quasi tutte le stalle c'era una scrofa. Adesso ormai è con la storia che ci sono gli allevamenti industriali e allora qui la zona ormai è finita. La mattina alle 6 più o meno la moglie o la nonna passavano a accendere il fuoco per preparare l'acqua bollente, no? Quando più o meno l'acqua bolliva si portava fuori il maiale, si portava dove c'era lì un cassone, legate le gambe e il muso, buttato sopra e lì veniva scannato in pratica. Il sangue, veniva prelevato il sangue e fatto cuocere subito nell'acqua, a bagnomaria nell'acqua bollente, no? Il sangue serviva appunto per fare la salsiccia al sangue. Ci sono tre tipi di salsicce buone, cotechini e sangue, no? I vari tre tipi di salsicce. Quando uscivo con mio papà già da ragazzo, no? Più o meno si faceva in media sui 30 all'anno. Praticamente quasi tutti i giorni c'era. Ma levati in pochi, però appunto sulle famiglie più o meno di mezzo paese quasi. Si andava novembre, dicembre, gennaio, febbraio, tre mesi, quattro. Si pagava la spesa con quello che si prendeva più o meno per confezionare i salami. L'età ideale sarebbe un anno. A un anno il maiale più o meno arriva sui 200 kg. A parte le scrofe, che quelle arrivano anche a 3 quintali, però quelle fanno 2 anni e mezzo, 3 massimo. Anche perché si dice, no, che non ci sono maiali che diventano vecchi, ma ci sono vecchi che diventano maiali, no? Questa qua appunto serviva per pesare il maiale, no? Appena pulito, prima di attaccarlo, bisognava pesare. Appunto, in media era sui 220 kg più o meno, la media. Se c'era qualche amico che aveva un po' di pratica o un parente, allora passavano a aiutarti, no? Il bello veniva alla sera, perché è finito di fare i salami. A parte un dato particolare, la mattina alle 9 si faceva spuntino con costine. A mezzogiorno patate e ossa, e la sera pulente con l'organico. Poi la sera, sai, passa tempo lì, un bicchiere più o meno, allora una battuta, una barzelletta. Appena si toglie le budella, c'è la milza. E quella lì, con un po' di sale e pepe sulla braccia, no? Sulla braccia che era rimasta sotto il fuoco, la milza e il pancreas, quelli lì venivano arrostiti sulla... Quello lì alla mattina era un toccasano. Quella lì era la prima cosa che si faceva quando... Una volta, per esempio, un maiale era richiesto con più grasso possibile, perché serviva per il strutto, per il condimento di tutto l'anno, no? Invece adesso sono razze selezionate, praticamente sono quasi solo carne, no? Comunque un maiale di 200 kg farà sui 70 kg di carne buona, e un po' di cotechine, un po' di tutto, diciamo. Avevo 7-8 anni, andavo con mio papà, ho cominciato a far
andare la maniglia e caricare la macchina, fare le palle di postone. Una volta non era normale, no. Al giorno d'oggi, una volta era più che normale. Nella zona qua, quasi tutti i giorni si sentiva un maiale che ruggiva, perché o da una parte o dall'altra si continuava a sentire che era ormai abitudine. Non c'erano i congelatori, allora bisognava insaccare, era tutto insaccato. C'era coppe, pancette, cotechini, l'organica del sangue, più o meno tutto. Tutto in cantina andava. Un anno, più o meno ti trovi a fine anno che hai finito i salami dell'anno prima. Più o meno la logica era quella. Si usava tutto. A parte il pelo. Che a dire il vero, mio papà aveva la sella del cavallo, no? E con la paglia aveva tendenza a consumarsi, aveva fatto imbottire solo con pelle di maiale. Il maiale più o meno si ammazzava tutti i giorni, meno i giorni di cancro. Che si dice che il giorno di cancro andava male la carne, no? Un altro particolare che mi ricordo, quando si andava in casa a spolpare, prima cosa chiedevano alle donne, c'è qualcuno che c'ha il ciclo? Se c'era il ciclo veniva esclusa, non poteva toccare niente. Questa qua, come si vede, è un'insaccatrice. Questa qua ha probabilmente 200 anni ed è ancora perfettamente funzionante. Questa qua è migliore di quelle nuove, perché quelle nuove hanno tendenza a mandare avanti l'aria, no? Invece questa qua scarica senza problemi. E più gira qua, e più esce di qua. Qua ci infilo il modello e man mano che viene fuori, dipende se sono salsicce o salami, le sezioni, no? Salami a pezzi, invece la salsiccia viene fuori, continua, che poi viene legata dopo. Questa qua la conosco a memoria ormai. Adesso ormai sono tutte in plastica. Invece questa qua è dove si metteva il pastone, la carne, no? Già tritata. Questo qua, dove si metteva le droghe più o meno, no? Perché in base c'era una dose per i salami. Per esempio, per i salami si diceva due etti al pesce. Per dire, il peso è 8 kg, no? Per dire, due etti di sale, un cucchiaio di pepe e vino. E aglio. Veniva mischiato bene, buttato dentro, con, diciamo, su 40 kg di salami, un litro di vino anche abbondante, no? Questo qua invece era una vecchia macchina da tritare, ma ormai è in disuso. Questo qua è in disuso perché adesso ci sono tutte quelle a motore, no? Questo qua è in disuso ormai. Questo qua in particolare, questo qua serviva per rovesciare le budella. Il budello tenue, mi sembra quello piccolo, no? Vino infilati qua e rovesciati praticamente, prima di, e poi lavati. Era fatto apposta per questo. Guardi, questa qua è l'avanzo di una falce. Questo qua serviva per pelare pratica, no? Invece dal coltello si usavano questi pezzi qua. Recuperavano anche questi pezzi di falce qua, no? Questo qua è semplice per bucare i salami. Questo è abbastanza chiaro. Altro, se posso far vedere questa qua, perché ai primi tempi era un po' problema ammazzare il maiale così. Allora mio papà ha provveduto a prendere la pistola al battibuoi in pratica, no? Con questa qua sparava in testa di modo che il maiale rimaneva, soffriva meno in pratica. Questa qua serviva per tenere larghe le gambe del maiale, no? Per poterlo sezionare. Si infilava prima da una parte, poi si metteva il chiodo, poi si infilava dall'altra parte e si metteva l'altro chiodo. Dopodiché veniva tirato. E quando era così, si passava alla pulitura, perché quando è pelato la prima volta rimane sempre un po' di pelo, allora così appeso rimane più bello per pulire, no? Allora con il coltello affilato, se c'era qualche pelo, veniva pulito di nuovo. Lavato con l'acqua fredda, fino a fondo. Arrivati qua, prima cosa, si taglia la testa, si mette da parte. Dopodiché, si taglia in metà, viene sviscerato, le budella sopra un tavolo
Da lì si cominciò a sgrassare i modelli, no? Tutto, fino alla fine. Partendo dallo stomaco. Dallo stomaco all'intestino tenue, fino al retto, che è il pezzo di modello più buono per la conservazione, perché ha una quantità di grasso. Finito io di pulire i modelli, allora si toglieva lo scheletro, anche quello portato in locale fresco, dopodiché veniva tagliato a quarti, le cosce, la pancetta, la spalla, e appunto portati in cantina o dipende. Mi ricordo che c'erano certe case che non avevano un locale fresco, addirittura sul letto, mettevano un lenzuolo sotto e appoggiati sul letto per averli anche comodi in casa, perché di solito si faceva il maiale nelle cucine, nei locali alti, no? Allora per avere più comodo li portavano direttamente su. Un particolare che c'era un po' parte della tradizione, no? Quando si faceva il maiale, portavano i testeroi, come diciamo noi, no? A un vicino o l'altro, di modo che allora non c'erano i frigori. Io lo davo a te oggi e all'altro. Quando ammazzavano loro, me lo restituivano, no? Quando c'era un contadino che gli avevano mucca o perché non faceva latte o perché aveva un difetto, allora bisognava macellarla. Lo si portava in un macello, c'era un macellaio a proposito, e quello lì confezionava la carne a vari pezzi, no? Impacchettata in quella carta gialla, carta di paglia. E quei pezzi qua, la domenica venivano portati in piazza su un tavolo. Lì la gente che arrivava in messa diceva: guarda che stanno tagliando la mucca dei toni. E allora passavano e ognuno si prendeva un pezzo, no? Con un prezzo simbolico. In modo che questo qua si recuperava il valore della mucca. E tra l'altro oggi a te, domani a me. Perché un giorno un pasto, il latte, è il periodo della latteria. Il pasto andava per la chiesa. Allora c'era quello che ne portava 4 litri, c'era quello che ne portava 10, no? Però a totale quei litri lì andavano, facevano il formaggio per la chiesa. C'è ancora, però un allevamento no. Sono famiglie che lo confezionano in casa, adesso quasi tutti si arrangiano. Anche perché adesso ho fatto quelle reti, no? No, che i salami vengono insaccati. Invece io ho sempre legato a mano, a spago, no? Invece adesso con la storia che usano la rete, più o meno buona parte si arrangia. Un po' di macchinari se li sono presi e più o meno ci si arrangia. Oggi colesterolo, pressioni, allora tutti ci prendono una scusa e allora